Ciao a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata di Warhammer 40.000 Mechanicus. Allora ragazzi, la scorsa puntata, se ben vi ricordate, all'inizio avevo detto: cavolo, mi sta andando tutto benissimo, strano, secondo me prima o poi mi arriva la sberla. E infatti, affrontando una stanza qui vicino, questa qua, con dei Necron sparuti che mi sembrava assolutamente affrontabile, dato che ne avevo affrontate altre distanze come questa, con due, tre guerrieri, 4, non mi ricordo, qualcosa del genere, io sono andato tranquillo. Invece me ne sono arrivati 10 all'incirca più un Flight One e mi hanno massacrato, ovviamente, e ho vinto non so bene come, ma ci sono riuscito, solo che sono rimasti in vita solo i tecnopreti e molto feriti. Quindi secondo me, ragazzi, andiamo a morire male. Il problema è che non so davvero cos'altro fare per... No, io qua non ci vado, perché mi aumenta la wake level della tomba e non penso che guadagnerei chissà che cosa. Quindi questo qua lo lascio proprio. Non, ho già fatto abbastanza. Vediamo un po'. Secondo me non ce la farò, Però... proviamoci, magari siamo fortunati. Oh, scarabei a rotta di collo. Perfetto. Perché sono solo scarabei? Ah, sopravvivi 4 round. Ah. Allora, penso di sapere che cosa fare. Iniziamo la battaglia. Dovrebbe iniziare da lui. Ah, è arrivato il guerriero. Già è arrivato. Non l'avevo visto. Vabbè, ma che palle. Acido, a posto. Ma che cavolo, non l'avevo visto questo guerriero. Ma da dove è spuntato fuori? Andiamo. Che disastro. Via. E... svanire proprio la stragrande. Ma vediamo, almeno magari riportiamo a casa qualche... 83 Blackstone, mica male. Sì, decisamente curarsi. Purtroppo non vedo in che altro modo io possa fare. Posso solo cercare di parare i colpi, nascondermi, prendere i cognition point. Vabbè, sì, effettivamente. Vabbè. Non la vedo tanto bene, per niente. Bene, un danno, perfetto. Bene. Devo sopravvivere 4 round. Capito, madonna mia. Oh, mi fai cliccare su continua, non vedo la battaglia, mannaggia santa, ma che schifo di cosa è. Oh, per la miseria. Mi fai continuare? Ma dai, ma mi si è buggata questa? Ma stai scherzando? No.
Cosa diavolo sta succedendo? Cosa diavolo sta accadendo? Si è buggato tutto! Non posso neanche premere ESC! E niente ragazzi, devo riavviare tutto. È in loop. Ci vediamo tra poco. Ok, niente ragazzi, e tra l'altro era corrotto il salvataggio, l'autosave quello dentro la battaglia, quindi ho dovuto... cioè perché crashava il gioco un'altra volta. Quindi ho dovuto fare così e niente, riniziamo la battaglia da capo e speriamo che non sia un bug che si ripete per così tanto tempo, altrimenti sono veramente fottuto. Allora, una cosa che credo di aver capito è che mi devo piazzare a quell'angolo e porca miseria non mi devo muovere. Scusa un secondo. Che razza di icone sono? Ma sono diverse le icone. No, vabbè, mi sembra buono per ora. E ho, guarda, sta a vedere che ho fatto lo stesso errore dell'ultima volta. Ho fatto lo stesso errore dell'ultima volta. Non ci posso credere. Cioè, col fatto di non far buggare il gioco, bla 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 bla, ho fatto la stessa minchiata dell'ultima volta. Io non posso crederci. Vabbè. Ricarichiamo la partita, va. Scusate, vabbè. Però, dai, davvero, ero troppo concentrato sul vedere se crashava oppure no e non ci ho badato. Quindi, adesso faremo in quest'altro modo. Andrò di qua. Ah, è un Flight One adesso? Sono cambiate di nuovo le icone. È strana sta cosa, comunque, eh. Veramente strana. Vabbè. Amen. Poco male. Questo qua mi sa tanto che eviterò di cercare di prenderlo. Ok. Adesso fai un po' questo. Così. Un danno, una schifezza e vabbè. Poi gli vado qua vicino. Gli tiro una gran sberla, sti scarabei del cavolo. E poi vedo di filarmela, ma proprio alla stragrande. Grazie. Vedo anche di curarmi. E tanto comunque vado in cooldown. Meglio utilizzarlo fin dall'inizio e utilizzarlo il più possibile, a dir la verità. Cognition point per il teschio? Assolutamente no. Perché devi usarli tutti quest'altro. Au. Oh no, c'ha l'acido. No, no, no. Mamma mia. Vabbè, andato. Intanto. Poi, anche se vado qui, probabilmente riesco a colpirlo. Quindi mi sta bene così. Anzi, ti dirò, forse la cosa migliore da fare è proprio questa. Andare qua, scannerizzare, andare qua, prendere questa condition e cominciare a sparare. Uno da una parte e uno dall'altra. Invece no, perché spero di riuscire a curarlo in qualche maniera. Oppure è uguale perché tanto siamo morti?
Temo che sia uguale perché siamo morti. Aspetta, ma lo scarabeo ancora esiste? Va bene. Se non altro il bello di questo fucile è che fa veramente un sacco di danno. Perciò è veramente una figata. E il servo skull fa un danno ed è una cosa comodissima per eliminare i Necron. L'unico problema è che non posso da qua, vero? Vabbè, amen. Il problema è che sono morto. Ecco, qual è l'unico problema? Dannazione. Ok. Ah, bene. Era lì che crashava di solito. Oh, ma quanti Flight Ones! Quanti diavolo sono? Se non altro. Ok, perfetto. Via. E facciamo così. Ah, reveal stats effettivamente non. Prende un cognition point, vero? Ma non mi servono perché tanto. Boh. Mi conviene. Vabbè, poco male. Fine del turno. Tanto adesso arriveranno questi altri. Me lo piglio volentieri. Ecco, adesso quegli altri arrivano. Ma sono tutti Flight Ones? Oddio, questo c'è il. Ok, no, mi devo mettere al riparo, assolutamente. Se ho fortuna, qua non ci arriva. Se ho fortuna. Se non ho fortuna, sono cavoli. Un danno, chissà che diavolo me ne faccio. Ripariamoci. Se non altro. Che vuoi che me ne faccia? Purtroppo. Vabbè, rimango così. Dimmi che non può sparare. Oh, phase shift, dove va? Oh cavolo, Overwatch, bene. Se mi muovo mi scotenna. Fantastico. Ah, uccidi tutti i nemici. Bene. Senza dubbio ce la farò. Ma proprio senza dubbio. Come la vedo male. Allora, vediamo se riusciamo a. Esatto. Non fare una cosa del genere. Eccolo! È arrivata. Oh no, non gli posso sparare da qui. Questo ritorna in vita subito. Oh cavolo. E adesso? Che faccio? Quello là per esempio, come lo uccido? È impossibile. Ma il mio scopo non era rimanere soltanto in vita 4 round?
Vabbè. Se non altro vediamo. Sì, appunto. Se non altro vediamo che cosa succede quando. Quando vengo sconfitto. A posto, Overwatch. Guarda da dove si è messo. Se non altro, l'ho seccato. Oh. Danni assorbiti, davvero? Ok. Proviamo a curarci. Tanto adesso come mi muovo, quello questo mi spara. È andato in sovrallerta qui. Guarda, eh. Guardate un po'. Guardate, volete vedere come muoio? A posto. Se non altro posso eliminare lui. E non posso fare nient'altro. Quindi sono morto. Già. È semplicemente missione fallito oppure in realtà poi... connessione persa. Sì. Oppure mi rimanda alla nave con altri obiettivi, bla bla bla. Allora, la tomba di Acropis rimane accessibile ai Necron, eccetera, eccetera. Dannazione, questo avrebbe tolto pressione ai miei uomini nella tomba. Ora dobbiamo mettere più truppe per tenere la tomba di Acropis aperta. Molti di questi uomini non usciranno mai più. Ci saranno altre vittorie in questo mondo, Subdomina. Nei miei... allora, nei miei emotional core ritorna disperazione per questo fallimento. Ma la metto da parte e cerco di vedere il futuro potenziale invece. Avremo altre opportunità per punire i Necron per ogni goccia del nostro sangue che hanno versato. Mi sarebbe piaciuto che sangue e olio non fossero sparsi fin dall'inizio. Ma le mie truppe ne hanno solo un tot. Già. Purtroppo... ah, ecco, si è pure risvegliato. Ah, 150 e 100 ho perso di Blackstone. Vabbè, ho sbloccato un nuovo cantico, se non altro. Ah, un altro cantico. Un altro cantico. E la miseria. Oh, raga. Che sta succedendo? Continua. No. Stop. Bene. È stato un vero fallimento. Nella fattispecie, almeno adesso però, cioè, nonostante tutto, c'ho modo di fare gli upgrade ai Magos. Grazie a Dio. No, questo è a rango 5. Allora, tu sei veramente poco... poco riparato. Ma veramente poco. Sì, mi sa che... sì, Energy Armor, mi sa tanto che... mi sa tanto che è proprio quello che farò. Per il resto, il bilanciamento non mi dispiace. A 279 potrei fare un altro upgrade.
Però sempre a lui stavolta. Ah. Più due danni attacchi di Machine Spirit. Mica male. Anche questo non sarebbe male. Vediamo un po'. Ok. Facciamo un po' questo. E abbiamo un altro spazio. Che cosa ci mettiamo di bello? Sì. Il Curatio Claw. Sì, decisamente. Decisamente sì. Va bene. Blackstone è rimasta 81. Ma la missione questa qua posso... Ah, è semplicemente fallita e... E basta? Wow. Raga, sono... Veramente difficili queste qua, vero? Sì. Ah, praticamente devo... Allora, ah, il progresso della missione è praticamente non devo fare prima che i Necron si risveglino. Ok, penso di aver capito. Cioè, alla fine di tutto, se si risvegliano prima i Necron è stato un fallimento generale? Ho capito bene? Quanto pare sì. Oltretutto c'ho un sacco di cantici. Però posso sceglierne soltanto tre, vero? Sì. Sono svariate altre missioni. Mi sto chiedendo se c'è qualcos'altro che posso fare. Che non ho considerato. E se ho fatto bene le mie scelte. Ma di fatto... Credo di sì. Credo di sì. Onestamente va bene. C'è la Blast Pistol questa qua. Ma a parte che onestamente, cioè, se metto il cannone gigante pure a lui, che cosa... Cosa vuoi che cambi? No? Non so mica. Vabbè, comunque non posso perché... Ah, sì, no, niente, è due punti augment. Dovrei togliergli qualcos'altro. No, 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 per carità. Va bene così. Augment richiesto. 1, 1. E anche questo, sì, è richiesto 2. Non va bene. Vabbè, se non altro adesso hanno più vita. 15 e 13. Sì. Direi di sì. Ok, questo, vabbè, tu non hai la parte delle gambe, ma poi ce l'avrai più in là. Ragazzi, allora, siccome io purtroppo ho perso praticamente 20 minuti, mezz'ora con il gioco che si buggava in continuazione e non riuscivo ad andare avanti con la missione, mi sa tanto che questa sarà una di quelle puntate molto molto brevi perché purtroppo non ho più tempo di registrare. Quindi ragazzi, mi tocca salutarvi qua. Lo so che questa è una puntata un po' misera in cui in sostanza ho preso soltanto un sacco di schiaffi e ho montato aspettative a vuoto, però fa anche questo parte della mia esperienza di gioco, perciò sapete come porto i video e non vedo perché dovrei tagliare una cosa del genere, anche perché non saprei da dove ricominciare poi. Va bene ragazzi, anche alla luce del fatto che un fallimento durante la missione non comporta il fatto che tu debba ritornare a un salvataggio e superare la missione per forza, qualche volta potremo andare incontro a fallimenti. Spero il meno possibile, ma ho anche capito che devo stare molto attento alle stanze e forse il fatto di continuare a esplorare tutto quanto sempre e comunque non è una grande idea. Vabbè, comunque ci penseremo. D'accordo ragazzi, quindi per oggi puntata breve e quindi è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e se vi sta piacendo questa serie, qui sotto in descrizione trovate tutti i link ai miei social, tutti i link per supportare il canale e il link alla playlist completa della serie di Warhammer 40.000 Mechanicus in cui troverete tutti i video che ho pubblicato finora, così li potete guardare uno dietro l'altro. D'accordo ragazzi?
A presto.